che quando sono entrata e poi ho visto questo video e mi trovo nel mio ambiente. Infatti parto così, non parto con i saluti, ma devo esprimere quello che sento, il mio modo di essere. E il mio ambiente, perché anche se sono senatrice della Repubblica, quello che ho sempre fatto è stato insegnare un'ecologia appunto profonda, diversa da quello che faccio con gli studenti. Sono un economista ecologico, facevo questo. E quindi anche attivismo. E oggi ecco, mi vedo invece da un anno in questa nuova veste di senatore della Repubblica, quindi vi porto i saluti di questa istituzione, come vi porto i saluti del ministro Sergio Costa, che era veramente molto molto interessato, con la sua sensibilità sarebbe voluto essere qui, ma aveva già preso un impegno proprio fuori Roma. Ma io riporterò tutto quello che accadrà, tutto quello che verrà detto, le testimonianze. Ho sentito appunto, Sua Eccellenza aveva parlare di quello che ha visto, dei fiumi dell'Amazzonia, guardando questi fiumi come il fiume di un'umanità. Ecco, un'umanità che noi dovremmo veramente unire, perché io credo che il problema principale non è il cambiamento climatico. Il problema principale, a mio avviso, è la mancanza, la perdita delle virtù. Forse questa è una crisi delle virtù. E molto spesso non mettiamo al primo posto quello che dice il nostro cuore. Io per questo oggi sono veramente felice di ascoltare i relatori tutti, che saluto, e le testimonianze. Per quanto riguarda il governo italiano, quello che sta effettuando il ministro Costa, è di imminente l'uscita di questo decreto che appunto si chiama Salva Clima, che all'interno avrà una serie di azioni concrete che noi faremo a livello italiano, azioni che saranno fatte per esempio sul consumo del suolo, un problema molto importante, sul cambiamento dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili, e sulla salvaguardia del nostro mare per quanto riguarda le plastiche, sull'economia circolare, qualcosa che appunto io proprio insegno, e su come dobbiamo cambiare quindi non solo come produrre, ma il modello di vita. Ma noi in Italia possiamo fare la nostra parte, sicuramente dobbiamo ascoltare chi ci può dare dei consigli su cos'altro poter mettere in campo. Ma questa è una sfida globale e io mi auguro che questo sinodo ci dia veramente delle grandi risposte e veramente si ponga con Papa Francesco in primo piano in questa lotta, perché loro devono essere la nostra guida. Papa Francesco, appunto, Francesco che è il mio maestro, perché io lo porto sempre al collo ed è colui che mi ispira e mi dice quello che devo fare. Mi auguro che loro siano la nostra guida, perché questa comunità ha bisogno di questo, ha bisogno di una guida forte, una guida che dia veramente dei segnali e che sappia unire quello che forse adesso è un po' diviso. Grazie.